Ben ritrovati per un altro appuntamento con Tra le sponde e le pendici. Ci troviamo alla periferia est della città di Volterra, immersi in un luogo ricco di verde, e alle mie spalle uno dei padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico della città di Volterra, un luogo ormai abbandonato da molti anni, ma che si può visitare quando si possono seguire le visite guidate organizzate dall'associazione che cura questo luogo, associazione della quale tra poco parleremo, ed è un'occasione particolare per fare un itinerario a ritroso nel tempo, nella storia, un itinerario dal forte impatto emotivo. Le origini di questa struttura risalgono alla fine dell'Ottocento, quando il comune di Volterra cedette alla Congregazione di Carità i locali di quello che era l'antico convento di San Girolamo. Questa struttura è arrivata ad ospitare, a cavallo tra gli anni 30 e gli anni 40, circa 5.000 persone contemporaneamente, distribuite su circa 20 padiglioni in un'area di 400.000 metri quadri. Ma chi erano gli internati di questo luogo? Tutte persone realmente affette da disturbi psichici? No, non è detto. Oltre ai malati di mente, l'ospedale infatti accoglieva anche indigenti, alcolizzati, emarginati, gente ai margini della società, una società che a quell'epoca era molto rigida e che non permetteva a chi avesse qualche stravaganza particolare di vivere nella normalità. Queste strutture hanno cessato di essere un luogo di dolore e solitudine quando è arrivato alla direzione sanitaria Luigi Scabia all'inizio del Novecento, che iniziò un approccio assolutamente innovativo alla malattia mentale attraverso l'applicazione di una terapia innovativa per l'epoca, la cosiddetta ergoterapia, ovvero terapia del lavoro. E allora furono pertanto gli stessi ospiti della struttura a costruire gran parte dei padiglioni, laboratori, dove si trovavano panifici, lavanderia, falegnameria. Insomma, era diventato un villaggio all'interno della città, la cosiddetta struttura dei matti, così era chiamato l'ospedale psichiatrico di Volterra. Da qualche anno questo luogo è stato preso in cura da un'associazione, una onlus che si chiama Inclusione, Graffio e Parola, gestita in particolare dal suo presidente e vicepresidente, rispettivamente Andrea Trafeli e Claudio Grandoli, che hanno, riorganizzato anche la possibilità di visitarla attraverso i loro appuntamenti e soprattutto mantenere un'opera, l'opera più preziosa che si trova all'interno di questo luogo. Un enorme graffito, capolavoro della cosiddetta Art Brut, realizzato da un internato, Fernando Nannetti, che per oltre 10 anni incise sulla pietra i suoi sogni e il suo dolore. Un graffito lungo il perimetro di questa struttura, principalmente il padiglione Ferri, e noi andremo a parlare di questo con i nostri due ospiti e di tutto quello che c'è da sapere di questa affascinante opera che ci riporta così prepotentemente indietro nel tempo con tantissimo pathos emotivo. Venite con noi.
Allora, adesso ci avviciniamo al vicepresidente dell'Associazione Inclusione, Graffio e Parola, Claudio Grandoli, che ci racconta innanzitutto dove siamo adesso, quale padiglione è, o meglio era questo, e poi insomma ci fa una piccola retrospettiva di questa struttura suddivisa in molte microstrutture all'interno di una oasi verde davvero affascinante. Dove siamo qui? Siamo in un cortile. Il cortile di un reparto giudiziario è l'area in cui i pazienti stabilmente soggiornavano quando non erano all'interno. Le regole rigide di questo reparto prevedevano che non c'era possibilità di uscire, quindi il cortile è particolarmente grande proprio per questo motivo. E questo è il reparto più pericoloso. In questo reparto è stato ricoverato il nostro matto, diciamo noi più famoso, che è stato Fernando Nannetti, ricoverato qui, proveniente da Roma, per oltraggio a pubblico ufficiale. Quindi i crimini che si delineavano in questo ambiente erano in genere questi, non troppo gravi per finire in prigione, ma nemmeno troppo leggeri per finire in manicomio. E soprattutto il ricovero ospedaliero era stabilito dal giudice, quindi non da una figura psichiatrica vera e propria. All'interno di questo cortile si svolgeva quindi la vita. Questo però è uno dei 53 reparti che, come dicevi prima, si snodano all'interno dell'area del manicomio 53 di reparti erano? 53 edifici. Edifici, ognuno tra, un reparto? Più tra reparti, sì. Officine, ecco, laboratori. Okay, perfetto, sì, okay. Perché, come vedrai poi nella planimetria, come si vede nelle foto storiche, il manicomio si sviluppa non come tradizionalmente viene fatto negli ospedali grandi, come per esempio a Roma, in figure, in composizioni architettoniche prestabilite. L'ospedale di Volterra si sviluppa in un'area verso valle, come una sorta di villaggio. Ecco, sì. L'idea di villaggio manicomio è stata introdotta dal suo direttore, che fu Luigi Scavia. L'idea quindi di fornire al paziente un ambiente sempre più vicino al proprio ambiente familiare, quindi un piccolo villaggio dove il paziente si ritrovava e poteva quindi passare le sue giornate. Nelle planimetrie si vedono bene, sono edifici sparsi, alternati tra reparti manicomiali, officine, laboratori, in quella che fu definita un ambiente lavorativo, perché il lavoro per Scavia, a partire dal 1900, fu la base del trattamento psichiatrico. Quindi non più la restrizione, non più la costrizione all'interno del reparto, ma proprio una rivalutazione del lavoro che avveniva negli anni, fino addirittura nel 1932, si forniva ai pazienti a fine lavoro una moneta con la quale si pagava il lavoro e in qualche modo si ridava una sorta di dignità umana al lavoro che si effettuava all'interno di quest'area. Quindi il manicomio è un luogo di affidamento delle persone socialmente emarginate. All'interno di questa microstruttura, di questa struttura, c'è quindi una realtà diversa. Scavia, che è il direttore che si citava prima, approfitta, diciamo, di questa popolazione, chiamiamola, no? Di questa persone ancora socialmente però attive, per iniziare una campagna imprenditoriale, diciamo, quindi allargare il manicomio usando la manodopera dei pazienti stessi. Quindi la terapia del lavoro arriva a dei livelli molto più alti. E qui si instaura un rapporto diverso anche tra paziente, infermiere, paziente e ditte che lavoravano. Quindi un ambiente sociale che a noi piace ricordare. Allora Claudio, ci siamo spostati, siamo in un altro padiglione, tra l'altro bellissimo, con delle finestre tutte con bifore stupende, insomma, credo che anche a livello architettonico ci sia da dire qualcosa, ma intanto questo padiglione cosa conteneva? Questo è, diciamo, un reparto tradizionale. Siamo usciti dal cortile del reparto Ferri, che era un giudiziario, e siamo di fronte a un reparto tradizionale, anche se, come hai detto te, artisticamente, stilisticamente, tanto tradizionale non è. Potrà vedere il confronto con altri reparti che troverai poi scendendo, che il suo aspetto già impone un certo rispetto, no? Sì. Uno che arriva qui si trova di fronte a questa specie di castello, la prima cosa che pensa è: da qui non ci esco più. Questo in particolare era un, visto anche lo spazio esterno che ha a disposizione, era un reparto destinato a colonia agricola femminile. Colonia agricola femminile. Agricola femminile.
I pazienti che entravano all'ospedale psichiatrico, che erano ricoverati, erano divisi tra puliti e sudici. Siamo all'inizio del Novecento, quindi i puliti erano quelli autosufficienti, i sudici o le sudice erano quelli non autosufficienti, perché ancora una patologia psichiatrica non era ancora delineata. Si arriverà a metà del Novecento per dare il nome alle cose. Tra i puliti c'erano altre tipologie di pazienti, c'erano gli sconsegnati, quelli che uscivano dal reparto e andavano al lavoro, e abbiamo visto prima l'ergoterapia, quindi il lavoro nelle officine, nelle falegnamerie, in cantiere. Poi c'erano le patologie gravi, che erano costrette all'interno perché la costrizione era l'unico mezzo di terapia. Ecco. E poi c'erano i semisconsegnati. I semisconsegnati non erano né troppo tranquilli per andare al lavoro, ma nemmeno troppo agitati per essere chiusi. Quindi questi spazi esterni enormi erano destinati a loro, per fare una terapia del lavoro all'esterno del proprio reparto. E questo era una colonia agricola, quindi potevano lavorare all'esterno, piccoli lavori chiaramente di agricoltura che potevano essere stati fatti qui, senza però uscire dalle reti di contenzione, perché uno dei mezzi di contenzione, oltre alle camicie di forza o alle cinghie, erano le reti che contenevano i pazienti all'interno di un'area stabilita, certo, più o meno grande. Questa è veramente enorme, e poi lo spazio intorno lo vediamo, era destinata proprio a questo genere di patologie, a questo genere di indicazione terapeutica. Claudio, ci siamo spostati nel cortile esterno del padiglione Charcot, così si chiama questo padiglione, e siamo davanti ad un pezzo del famosissimo graffito del Nannetti che andremo a vedere meglio dopo, ma intanto però partiamo da qui, tanto è bellissimo questo pezzo, però da qui si capisce già che c'è stato un tentativo di vandalismo maldestro, come dire. Sì, quest'angolo qui ci spiega tante cose, ci spiega la storia di Nannetti, che poi, come detto, scoprirete più tardi, il fatto che anche qui abbia lasciato traccia, il vandalismo, che è purtroppo un problema che riguarda non solo il graffito, ma anche l'accesso all'area, che sarebbe vietata, e si entra solo con l'autorizzazione dell'ASL e del comune. È inutile dire che ci sono tantissimi video su YouTube, alcuni anche belli, però insomma non si potrebbe, anzi non si può entrare qui senza l'autorizzazione, senza essere accompagnati da voi della Onlus Inclusione Graffi e Parole, però così, almeno però chi ci viene che si comporti bene. Qui però hanno provato a fare qualcosa che non si può. Sì, hanno provato a fare un calco maldestro e è rimasto invece imbrattato il pezzo di graffito e questo non si riesce a vedere più niente al di sotto, sì. Sì, le visite guidate sono aumentate, diciamolo anche quando, sì. Da quando ci fu... Sì, diciamo che l'attenzione verso la malattia di mente, verso il manicomio e la sua storia, parte un po' con Sanremo, con la canzone di Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa. Simone venne qui a Volterra da noi perché aveva conosciuto un libro che si intitola Corrispondenza negata. È un libro dove sono raccolte delle lettere mai state spedite e mai raccolte e mai consegnate ai pazienti. È un libro triste, un libro che apre 100.000 porte. Ecco, Cristicchi si avvicinò a questo mondo, lo accompagniamo qui, scoprì la storia del manicomio, scoprì alcune storie e da lì è nata la canzone che poi ha avuto così tanto successo. Da quel momento è nata un'attenzione non solo verso Volterra, ma verso il manicomio. Il manicomio era un luogo che tutti portiamo dentro, diciamo, Basaglia diceva da vicino nessuno è normale, tutti noi abbiamo questa pagina oscura che teniamo dentro e in qualche modo vogliamo esorcizzarla andando a vedere i luoghi dove la malattia mentale è stata gestita, curata. Quindi la visita, o meglio accompagnare la gente quassù e spiegargli la storia, è il metodo migliore per conoscere cos'è stato un manicomio attraverso una via legale, diciamo, attraverso una metodologia efficiente, che è quella della visita guidata. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura,
per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Adesso siamo entrati, lo vedete, negli interni di uno dei padiglioni per documentare con le nostre telecamere quello che si può vedere, però mi raccomando, noi siamo autorizzati eccezionalmente dagli amici dell'associazione, ma non si può entrare qui, è chiaro, non si può entrare nel recinto dell'ospedale psichiatrico, tantomeno negli interni, che appunto noi vi facciamo vedere solo con le nostre telecamere. Allora Andrea, io voglio che tu ci racconti veramente con qualche particolare anche la storia di questo personaggio che è quello che più di ogni altro ha reso celebre questo luogo, questi suoi graffiti, questa brute art chiamata così. Sì, esatto. Anche perché c'è un motivo specifico. Tuo babbo era forse la persona più vicina a lui, quella che l'ha aiutato anche a esprimersi in un certo modo, gli ha dato una solidarietà umana che forse era la cosa che a lui mancava nella vita. Per cui chi meglio di te può raccontarci la storia di questo immenso graffito che è lungo 180 metri? Ma guarda, sì, è una domanda molto importante, ci vorrebbe veramente un giorno solo per iniziare a spiegartela. Però faccio velocemente un passo indietro. 10 anni fa ormai è morto mio babbo. E ovviamente per mia sorella fu una perdita importante, no? Quindi lui era molto legato a questi posti. Io ancora non conoscevo molto bene la storia di Fernando, la conoscevo come tutti i ragazzi di Volterra, perché comunque il manuale di Volterra fa parte del nostro patrimonio storico, culturale, economico. Tutta Volterra si è sviluppata grazie anche al manicomio. Quindi ho cominciato ad avvicinarmi a questo posto perché, in maniera più importante, perché questo posto mi forniva un po' quel legame, quel ponte invisibile con mio babbo. Riuscivo a venire quassù e sentire nuovamente la sua presenza. Venendo quassù, scoprendomela più importante, ho capito anche che tutto quello che aveva fatto lui in questo periodo aveva un nesso logico, aveva un percorso, c'era un messaggio importante da tramandare. Ovviamente Fernando è sempre stato il mio trade union con questo mondo, l'ho sviluppato, l'ho approfondito in maniera importante. Fernando era un degente, era un lungo degente di questa struttura, come tanti altri ragazzi che hanno frequentato questi posti. Ovviamente ha una storia importante alle spalle, quella dell'abbandono. Già a 7 anni viene abbandonato dalla madre, quindi per lui il mondo era un po' un qualche cosa, lo teneva lontano da quella che era la socialità. Ciononostante, quando lui arriverà a Volterra nel 58, riuscirà prima a ritagliarsi una posizione, poi ritagliarsi uno spazio e poi attraverso il graffito troverà quella celebrazione che lui cercava sia prima come persona fino a poi a diventare un artista molto importante. Te prima parlavi di Art Brut, no? Mm-hmm. Il graffito di Fernando. Avviciniamoci a questa parte che tra l'altro è quella rimasta qui nella struttura proprio, no? Sì, ovviamente sono passati molti anni dalla stesura di questo percorso che Fernando fa. Questa è una delle parti più solide che è rimasta, però fortunatamente oltre al degrado c'è stata anche l'associazione che ha contribuito un po' a recuperare questa parte. Noi ne abbiamo staccati circa 60 metri che adesso sono giù musealizzati al museo. Questa è una delle parti più importanti, momentaneamente è qui perché comunque è oggetto di veicolazione culturale per noi, però sarà anche oggetto piano piano ovviamente di recupero. Come vedi, Fernando all'interno di questa struttura per 10 anni della sua vita, lui a Volterra è arrivato al 58, ci è rimasto fino al 94,
ha passato le giornate o il tempo libero, quello che aveva a disposizione, a incidere questo muro. Lo fa in maniera importante, lo fa con un linguaggio importante. Vedi, c'è prima una tracciatura, queste linee rette, poi sono le sue pagine, sono le pagine del suo diario. Poi iniziava la sua scrittura si chiama bustrofedica, perché lui procede da sinistra verso destra e poi da destra verso sinistra, non proprio in maniera armonica, ma insomma fa questo percorso. E poi lo mette su questo muro, 70, 80, 180, noi sappiamo con certezza che Fernando per circa 10 anni con quella fibbiettina incide tutto questo muro all'interno di questo cortile. Ricordiamo, no? La fibbiettina dove... Sì, lui aveva una divisa di ordinanza, no? Quindi un gilet, un paio di pantaloni, una camicia. Per chiudere il gilet c'è una fibbiettina metallica. Lui quando veniva fuori spesso estrapolava questa fibbiettina, la prendeva in mano e come vedi iniziava a incidere. Tant'è vero, lo faceva proprio in maniera continua, nel senso... non continua come scrittura, ma continua come orizzonte temporale. Sì. Cioè gli infermieri spesso dicevano portiamo Fernando fuori e lui va in simbiosi con il muro, cioè diventava proprio tutt'uno, diventava il suo modo di parlare, perché questo è la sua mappa mentale. Questo è un ragazzo che ha preso i suoi pensieri, i suoi sogni, le sue speranze e le ha messi qui, su questo muro, in maniera molto importante, perché questo al di là del fatto che sia una cosa statica è anche una cosa urlata, perché quando un ragazzo con un pezzo di ferro va 3 mm in profondità, incide un muro, certo, in maniera continuativa senza commettere grossi errori ortografici, ma avendo un percorso mirato e continuativo, significa che sta urlando la sofferenza che ha dentro, ma soprattutto sta urlando quella voglia di dimostrare al mondo che persone come lui o come tutti i degenti di queste strutture in realtà esistono, no? Certo. Sono persone come tutti, che hanno solo bisogno di essere in realtà considerate. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw. Non potevamo concludere il nostro documentario senza una visita nella stupenda Piazza dei Priori di Volterra. Noi ci auguriamo che vi sia piaciuto questo nostro spaccato di una realtà nuda e cruda, particolare, di un'epoca che fu, che ha segnato la vita di molte persone, ma ha segnato anche la vita della città di Volterra, perché è un connubio ormai inscindibile quello tra la città di Volterra e l'ospedale psichiatrico, che noi vi abbiamo documentato grazie ai nostri amici dell'associazione Onlus, che lo cura con molto amore, possiamo anche dire. Per cui dal sottoscritto Paolo Del Ri e da Michele Genovesi, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata di Tra le sponde e le pendici, ciao!